E chiedo ad Angela se lei ha trovato qualche difficoltà anche lei. Quali sono le difficoltà che hai incontrato? Sì, questo, cioè la cosa più difficile che ho incontrato nella mia esistenza è aiutare gli esseri umani a credere in loro stessi. Non è stata così difficile aiutarli a credere in un Dio diverso dall'immagine che avevano. La rimozione di un Dio di potere e offrirgli quella di un Dio di amore, questa è stata difficile, ma non così tanto. Quello di aiutare gli esseri umani a credere in loro stessi invece è molto molto più difficile. E qui c'è tutto quello che ha detto Mauro, io lo condivido al 100%, va benissimo. Però io sento l'esigenza di chiedere l'aiuto a tutte le discipline, a tutti gli uomini di buona volontà, anche a rimuovere la cultura rispetto a questo, perché io mi sono resa conto che quando uno si libera anche personalmente, capisce, ma che poi vivi in un contesto di sfiducia, dove la cultura continua ad essere quella di sempre, è messa a dura prova la sua liberazione personale. E mentre, perché non c'è il contesto adatto. Quindi io questo sì chiedo a tutti gli psicoterapeuti, a tutti gli psicologi, a tutti gli scienziati, a tutti gli umanisti, cioè di operare per cambiare la cultura. La cultura umana che è sempre di sfiducia verso l'essere umano, ostile, cambiarla, cioè questa è proprio un'azione comune, direi la prossima azione politica per tutti, perché se no gli sforzi personali, io mi rendo conto che mi rendo conto proprio sulla mia pelle che io ho resistito proprio perché ho avuto dietro l'esperienza della realtà possibile dell'essere umano. Chi non ce l'ha così piena, cioè si libera con tutti i processi, come ha detto Mauro, si libera, però poi resta un essere fragile perché non ha il contesto adatto. Quindi bisogna proprio unire tutti gli esseri umani di buona volontà e tutte le discipline umane per cambiare questa cultura di sfiducia verso l'essere umano. Ecco, questa è una mia esigenza di fondo da sempre. Cioè ogni volta che incontro persone che hanno qualcosa da dire e che hanno una posizione anche di un certo tipo rispetto agli altri, dico che aiutiamo gli esseri umani, vuol dire, a liberarsi da questo coperchio di sfiducia veramente che ti rende sempre debole, per cui cioè, tutto il lavoro personale non ha quell'effetto che dovrebbe avere, perché non c'è il contesto, quindi dobbiamo cominciare a pensare che tanto facciamo un lavoro personale su di noi per acquisire stima di noi stessi, fiducia di noi stessi, tanto dobbiamo liberare il mondo da questa sfiducia, perché sennò restiamo sempre un po' nel nostro piccolo orto. Cioè dobbiamo invece, insomma, vivere bene in questo mondo, noi, e possibilmente aiutare tutti a vivere bene. Quindi l'azione che facciamo su di noi dobbiamo sempre pensarla anche proprio per tutto il mondo, per liberare tutti gli esseri umani da questi condizionamenti. E secondo me, ecco, questo è un punto importante, siamo in un momento in cui è possibile. Io, sapete, io ho 65 anni di presa di coscienza, scusate se lo ripeto, però è importante. In questi 65 anni io ho potuto misurare i livelli di coscienza e posso dire che oggi abbiamo un livello di umanità, un livello di coscienza molto alto, molto alto.
a parte che questa è la base della mia speranza, della mia fiducia, ma è anche la base per poter chiedere, in base a questa coscienza alla quale siamo arrivati, possiamo operare insieme un cambiamento culturale, sradicare dal mondo questa cultura negativa rispetto all'essere umano, la sfiducia verso l'essere umano. E questa è un'operazione che dobbiamo fare, cioè questo secondo me dovrebbe essere veramente il risultato di questo livello di coscienza che l'umanità ha acquisito, che noi abbiamo acquisito. E il risultato dovrebbe essere questo, rompere con la cultura negativa. Quindi Angela, diffondere un nuovo tipo di pensiero. Sì, un nuovo tipo di pensiero. Io vi parlo avendo vissuto anche la fatica di essere se stessi in un mondo che non lo credeva, assolutamente. Vi ho detto prima che ci sono riuscite, se ci sono riuscita io potete riuscirci anche voi, però cioè, non mi nascondo mai la fatica che ho fatto e che forse, voglio dire, chi si mette in questo cammino farà anche. Per questo è importante che tutti coloro che acquisiscono un poco di coscienza, cioè delle loro possibilità, devono donarla a tutto il mondo, cioè renderla concreta, cioè proprio è questo il dono che bisogna fare a tutta l'umanità. Renderla concreta vuol dire non tenersela per sé, rompere questa omertà che c'è nel mondo in cui si dice gli uomini sono tutti cattivi, sono tutti peccatori, gli esseri umani sono tutti così. Non è vero, questo ve lo posso dire, non è vero. Sul fatto che l'essere umano, cioè, dice sempre che gli altri sono cattivi, ma fa fatica a dire che lui è cattivo, anche quando, vuol dire, la persona ha compiuto dei fatti assolutamente terribili, però cioè, riconosce che ha fatto quell'atto, ma non si riconosce in quell'atto, c'è qualcosa di in più, e questa è una cosa importante. È una cosa importante che bisogna tenerne conto, bisogna tener conto che gli esseri umani, quando dicono gli esseri umani sono cattivi, pensano agli altri, non a loro stessi. E allora bisogna usare questo, cioè che ognuno dentro di sé non si sente cattivo. Perché? Perché è vigile la coscienza. È vigile la coscienza. E senti in fondo che quello che vuole di fondo non è il male né per sé né per gli altri, ma vorrebbe vivere in un mondo d'amore semplicemente. E su questo bisogna agire. Bisogna agire e tenerne conto. Che ognuno, vuole dire, dice gli altri sono malvagi, non io. Ma perché? Perché in fondo al suo desiderio, alla sua esigenza, c'è questo desiderio di bene, desiderio di felicità. Quindi come si fa a dire che un essere umano è malvagio quando non desidera altro che essere amato? Non si può. Si può fare questa rivoluzione culturale. Sì, credo che quello che hai detto Angela è veramente centrale. Certo, prima dicevo, io non mi riconosco più nella secondo solo quelli passano. Io non mi riconosco spesso come psicologo, psicoterapeuta a un certo punto, perché per esempio, quando ero in uno studio di psicoterapia familiare mi sono reso conto dopo un po', ho fatto una riunione in cui dicevano che i problemi erano sempre dello stesso tipo e che quindi c'era qualcosa a monte che generava questi problemi, e questo qualcosa a monte è una cultura dove la sfiducia, il potere, queste cose sono dominanti, quindi il contesto non aiuta. Il contesto non aiuta. Fai solo una controprova, se voi prendeste un bambino traumatizzato, che fosse però accolto cioè veramente in una cultura dell'amore, questo trauma poi alla fine se ne va. Il problema è che ai primi traumi se ne aggiungono degli altri, che la cultura è una cultura che è oppressiva, anche se non ce la accorgiamo.
Quindi questo tema, che poi si chiama come terapia delle idee, terapia della cultura, è centrale. Io credo che lavorare sulle persone da sole, senza lavorare sulla cultura, no. Un modo, e poi chiudo, è, come dice Hillman, ogni nevrotico è un potenziale rivoluzionario, perché è una persona che soffre. E quando lui scopre qual è la chiave per la quale soffriva, e si fa fare, e insieme si fa un cammino veramente, dentro ci sarà il desiderio di aiuto agli altri, automaticamente. Certo. E questo è proprio cambiare la cultura dentro cui siamo, la cultura della sfiducia.